E un saluto da Darko e benvenuti su Subnautica. Oh, bene ragazzi, avevo già in mente di registrarlo prima che succedesse tutto quel patatracco col computer. E dato che vi era piaciuto anche quando abbiamo fatto la live di Subnautica, ho pensato perché non farci una piccola serie. Vediamo un po' cosa viene fuori, no ragazzi? Quindi direi che non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Oh, bene, iniziamo una bella sopravvivenza e vediamo un po'. Stiamo fuggendo da qualcosa, ragazzi. La nostra piccola capsula di salvataggio, ragazzi. Quella che esplosione, cosa succede? No, non penso che succeda qualcosa di bello adesso. No, il mio estintore. Volano. Sono animati, oh mio Dio. No. Aia. Perché? E vabbè, anche il fuoco adesso. Non riesce a liberarsi. Ok. Suppongo che dovremmo stare a spegnere l'incendio. Suppongo di sì. Dove? Qui. Ok, si prende come si usa sto robo? Destro, ok. Spegniti. Fuoco. Ok, ci siamo. Non c'è più fuoco, vero? No, ok. Sì, ce l'abbiamo fatta. Oh, vediamo un po' il nostro piccolo tablet. Abbiamo modalità emergenza. E se butto un giro tramo alla testa, questo è considerato come un esito ottimale. Vabbè, io mi sento abbastanza bene. Ok, ti servi in modalità emergenza e adesso ci salvi tutti. Si deve fare riferimento alla banca dei dati per consigli di sopravvivenza. Qual è la banca dati? Qual è la banca dati? Ah, questa. E cosa mi dice la banca dati? Via, questo robo, non vedo niente. Attenzione, database deve... corrotto. Allora, fornisci prima soccorso necessario. Ok, fai l'inventario di tutti i materiali e provvigioni, decidi le razioni. Beh, dobbiamo andare a pesca comunque. Fai una ricognizione nel circondario per individuare minacce e risorse. Perché dovrei andare a vedere le minacce? Possono starsene anche là. Controlla i danni della capsula. Infatti, di salvataggio e riparali se necessario. Con cosa? Invia un messaggio d'aiuto usando la radio e a corto raggio della capsula di salvataggio. Se corto raggio, come faccio a mandare un... Non so neanche dove siamo. Localizza gli altri sopravvissuti utilizzando la radio. Ci sono dei sopravvissuti? Va bene. Trova, costruisci un'abitazione permanente. Ma se dobbiamo andarcene via, perché devo fare un'abitazione permanente? Va bene, nota bene. Queste informazioni sono pensate come regole generali. Come prima cosa dovresti sempre seguire i consigli del tuo datapad, lì, così, che ha analizzato la situazione in cui ti trovi. Va bene. Equipaggiamento, sì, niente. Roba che tanto per adesso non dovrebbe servirci, quindi diamo un'occhiata. Allora, ci ha detto che dobbiamo dare un'occhiata qua. Allora, cosa abbiamo? Due bengala, due acqua filtrata, abbiamo dell'acqua, e due barrette nutrienti. Vai così, meno per quanto mi dureranno, perché già vedo che la fame è a metà. Dobbiamo riparare sto robo che fa fumo. Dobbiamo crearci questo strumento di riparazione. Ci serve della gomma silicona, va bene, lo zolfo, che quello è brutto, e il titanio, dai. Quindi ragazzi, direi che iniziamo ad andare a prendere queste due cosette, va? Permesso, salve. Tanta roba, sì, ma non mi... Aspetta, fermi, torno un attimo giù. Non mi porto dietro l'estintore in mezzo all'acqua. Non servirebbe niente. L'Aurora ha subito un scafo. Sì, l'abbiamo notato che ha subito un bel po' di danni. Comunque noi dobbiamo andare a cercare le nostre cose tuffendoci in acqua. È già un esperto nuotatore questo. Allora, cosa dobbiamo prendere? Vediamo un po', diamoci... Ah, guarda qua, iniziamo già bene a trovare qualcosina. Permesso. Il rame. C'è roba, ecco, una cosa abbiamo trovata. Direi che non perdiamo altro tempo e prendiamo subito uno di questi. Non abbiamo lo scanner. Attenzione. Nuota verso la superficie. Ah, l'ossigeno. Vai, vai. Allora, altro obiettivo che ci serviva. Allora, abbiamo questo. Questo qua ci serve. Questo, allora, niente. La gomma. Si prende da quei robi là. Permesso, c'è qualcuno? No. Siamo... questi sono interessanti. Salve, buon occhio. Allora, vediamo un po'. Altro rame. Questo potrebbe essere utile dopo. E sì, dobbiamo trovare lo zolfo lì. Ma dove sarà? Qui così non mi piacciono.
Io non so come abbiamo fatto a sfuggirgli, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Vai, è una cosa abbiamo preso, ce ne servirebbe più, mi sa, un altro. Salve. Dov'è? Ehi, oh, l'ossigeno. Torna su, no, che sennò abbiamo perso tutto. Vado. No, però ci aspetta, Fede, prima di tornare dobbiamo andare a cercare la gomma. Dove sono? Guarda, forse là, ragazzi. Ma c'è uno stalker, non va bene. Oh, salve. No. Vai, non c'ho neanche l'arma. Veloci. Quanti ne ha messi? Perché non me lo prende? Prendi. Prendi tutto. Prendi. Di là, ok, perfetto. Prendiamo anche qualche funghetto, ragazzi. Forse ci può essere comodo. Vai. In teoria dovremmo prenderci anche... No, dai, neanche uno. Frisbee, vieni qui. Oh. Aria. Mangia qualcosa, eh. Devo prima cuocerlo, non mangio roba cruda. Torniamo su e iniziamo a prepararci anche qualcosina da mangiare. Anzi, in primis vorrei riparare quel brutto coso. Allora, dobbiamo trattare la gomma, ragazzi. Quindi, vai così. Iniziamo a fare riparare qui, perché sennò tutta quella corrente, il fumo qui... Potrebbe dare problemini, forse? Beh, vediamo subito. Ok, no, dammi il coso. Ripariamo. È comparso il coperchio. Mi sa che anche quello è rotto. Già che ci siamo, ripariamolo, va. E poi ci prepariamo qualcosina da mangiare. Direi che facciamo cibo cotto. Ci prepariamo questo. Gli altri, quelli più... Questi qui, pacciocchili, aerosacco, li usiamo per fare l'acqua. Ora, tratterei, visto che già ci siamo, se no occupa troppo, questo qua. E ho visto che possiamo farci un altro coso di gomma, così ci facciamo il coltello. Perché poi la gomma per il coltello, non so cosa abbiamo, un coltellino di gomma. Eccolo qua, il manico in gomma e il titanio, la punta, la lama. Poi, adesso un'altra cosa molto molto importante è questa, che dobbiamo farci una batteria. Comunque lo scanner, quello che ci permetterà di coprire più roba. Ah, direi che siamo abbastanza a posto. Volevo anche riuscire a farmi questo, però non abbiamo, dobbiamo scoprirlo. Quindi direi che, ragazzi, adesso siamo armati di coltellino e abbiamo uno scanner scuro. Perché sei nero? Meglio non farsi troppe domande. Allora, è perché è notte fuori. Va bene, direi che non mi conviene andare di notte in acqua. Allora, vediamo un po', se invece dell'equipaggiamento cosa potremmo aumentarci. Secondo me le pinne trasforma in movimento, ok, perché noi non dovremmo avere addosso delle pinne, vero? No. Allora, dato che ci siamo, direi che le facciamo subito, così siamo anche un po' più veloci. Questo era interessante, però occupa troppo spazio. Così così lo farei. Proviamo, ragazzi, proviamo a farne uno. No! Oddio, sai, non ero più abituato. Ce li equipaggia già direttamente, non, perché una volta veniva messo dentro l'inventario e occupava spazio. Qui sarebbe molto anche interessante fare la torcia per poter andare anche di notte, anche se questo richiede troppo. Per costruire l'abitacolo ci pensiamo più avanti. Quanto manca il giorno? Per cortesia? Sta diventando giorno, bene, possiamo iniziare ad andare. Vai! Allora, obiettivo, prendere altro di questo cibo qui. Pesci? Cos'è, una formazione di sale gigante? Cosa sei? Deposito di sale, cos'è? Se lo picchio mi dà il sale. È necessario un equipaggiamento speciale per raccogliere... Sì, bene, vado a prendere ossigeno, va, tanto. Però non nuota veloce. Io ti ho dato le pinne per cosa? Nuota, aiuto. Meno male che l'aurora si è sparsa su tutto il pianeta, a quanto pare. Venghi. Cos'è quella sfera? Voi state bravi, Sì, posso scannerizzare. Cos'è? Sei frammento di trappola. Gravitazione. Questo può essere interessante per catturare i pesci. O per salvarci le chiappe. Frammento del faro. Mi sa che questa l'abbiamo riuscita a finirla, perché anche questa mi sembrava due. Giusto? Sì, perfetto. Non so se quella scatola l'abbiamo già vista. Qui c'è un altro faro. No. Lì non l'abbiamo ancora visto. Vai con il faro. Abbiamo sbloccato anche il faro. Abbiamo sbloccato anche questo. Il Seagull. Quel che è. Vediamo un po' se riesco a vedere cosa mi richiede. La batteria, ok, lubrificante, filo di rame e titanio. Dovrebbe avere già abbastanza tutto, però noi prendiamo il più possibile, no, ragazzi? Vado nelle profondità. Titanio. Cos'altro mi offre questa zona? Cioè, niente. Grazie. Sì, ma quelli li abbiamo già scannerizzati. A parte, cosa me ne faccio di un cestino? Cestino di rifiuti. Ma cosa vuole qui? Dai che sto scannerizzando, mi lasci in pace. Soffocando nel mare blu. Dove 30 secondi. Torno su, va bene. Ci mettiamo una vita e vado a crearmi il Seagull.
Come si chiama? Poi forse qua c'è il materiale più... Altro rame. Qui c'è un altro... Dimmi che c'è qualcosa... Oh, interesting. Quello era buono. Quello non è buono. E niente, ragazzi, allora... Dov'è? Dove sono finito? Ok, torniamo alla nostra capsula di salvataggio e vediamo un po' di fare il sequel. Che così almeno esploriamo anche un po' molto più... Un po' più velocemente tutta la zona e non rischiamo di affogare. Ma in quanto eravamo lontani. Ok, allora dovremmo esserci. Vediamo un po'. Perché la mia barca fa movimenti brutti? Cos'è che c'è? Vabbè, meglio non farci domande. Allora, dobbiamo fare questo. Quindi dobbiamo trattare il lubrificante. Dovremmo averci. Perfetto. Poi il filo di rame dovrebbe essere qua. Perfetto. Non mi spingete la barca. La barca, la capsula di salvataggio. Bene, bene, bene. Oh, che bello, ragazzi. Possiamo fare il nostro sequel. E dappertutto su sti pesci. Ecco perché mi spingevano la barca. Allora, bene, sì. Guardatelo bene, perché tanto adesso dovrei usarlo molto. Oh, bene, ragazzi. Abbiamo trovato altro. Vediamo. Sì. Frammento del bioreattore di base. Va bene, questo ci servirà un po' più avanti. Però vabbè, meglio per iniziare a prenderlo adesso, no? Allora, vediamo un po' cos'altro ci offre questo piccolo accampamento. Cosa sei? Smaltitore dei rifiuti nucleari. Ma non abbiamo neanche il reattore nucleare, vabbè. Cosa sei? Un bioreattore di base. Iniziamo a farci un bioreattore, che devo dirti? Ah, vai via te. Allora, quella zona l'abbiamo... è comparso tutto all'ultimo. Guardatela, ragazzi. Qualcosa di più interesting? Mm-hmm. Quello è un disco. Che cosa sei? È un tavolo. Ma perché tavolo da bar? C'è un muletto. Perché anche qui? Di già, dai. Non ho ancora visto niente. Vabbè. Torniamo... Buon salve. Cosa sono? Delle balene? Passiamo vicino... Oh, mio Dio, 8 secondi. L'ho capito, ossigeno. Mi dia il tempo. Hai lasciato cadere qualcosa. Bene, interesting. Dente di stalker. Aha, ti ho fregato un dente. Allora, ragazzi, non sto trovando più niente. Oh, forse le ultime parole famose. Cosa sei? Sembra interessante. Cosa sei? Frammento del vano veicolo mobili. Forse questo è interessante. Uno di tre. Questo ossigeno, ragazzi, non se ne può. Non sto trovando niente, ragazzi. Ho trovato giusto quel pezzo là, che quello è utile, però devo trovarne tre. Cos'è? Un tubo. Cosa sei? Permesso? No, ma perché fanno ste cose? Non c'è niente. Ah, forse là dentro cosa c'è? Niente. Allora, scannerizziamo il bancone, tanto. Veloce a scannerizzarlo, che mi rimane poco. Poco ossigeno. Meno male che non siamo tanto sotto. Ah, ragazzi, dai, vai. Oh, frammento del vano veicolo, siamo a 2 di 3, bene. Aiuto! Quella sfera, mi dia l'ossigeno. 1, 2 e 3, vai. Possiamo non tornare ancora? Cosa? No! Ci sta andando bene? Non lo so, vabbè, non meglio non farci domande, ragazzi. Lo so, l'ossigeno. 1, 2, 3. Li recuperate tutto. E torniamo sotto. Mi raccomando, adesso tutti gli occhi aperti, per vediamo una scatoletta. Se c'è. Si tratta di ton. No, non mi è utile. Vabbè, prendiamo un po' di titanio. Era meglio lasciarla perdere. Andiamo sotto. Dai, dimmi che non è un altro di questi qui, ma è uno di quelli che mi serve. Sì, ragazzi, vai così. Oh, bene. Sono contento. Ora possiamo tornare alla base, così ci riorganizziamo. Facciamo anche poi la batteria per questo. Abbiamo un po' di problemi di acqua, quindi direi che... Ed è un eufemismo, per dire, perché abbiamo un po' di problemi d'acqua, essendo immersi nell'acqua. Dai che ci siamo. Oh, bene. Permesso. Allora, subito l'acqua. Beviamoci su. 1, 2 e 3. Beh, non abbiamo recuperato tantissimo. È già cotto, sì. Quindi direi che mangiamo anche. Questo, diamo un po' un'occhiata. Allora, adesso possiamo fare questo, che ci richiede lingotto di titanio. E dovremmo avercene abbastanza. Ma penso uno lubrificante ce l'abbiamo, la cellula di energia. Quindi, ragazzi, facciamo questo e poi direi che abbiamo finito. Ribassiamo tutto. Facciamo prima il lingotto di... No, lingotto... 7. Ne ho 7 di 10. Ok, e ora ci manca soltanto il lingotto di titanio, che... 2 secondi. Quanti ne abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vabbè, comunque vado a prendere pesci grossi. Guardane già uno lì. Perfetto. E ora possiamo fare il nostro lingotto. Adesso me ne richiedeva 2 e ce l'abbiamo in quel posto. Vai così. No, beh, in teoria, ragazzi, dovrebbe richiedercene 1. Non mi sembra di aver letto 2. Oh, sì. Finalmente, ragazzi, ci siamo. Adesso ci manca poi soltanto trovare i frammenti del Simut e siamo a posto. Oh,
Sì, bene. Allora, vediamo cosa mi dice. Bene, del nostro piccolo van possiamo fare i veicoli. Oh, il Simut, ma dobbiamo trovarlo. Ma comunque penso di saper già un po' dove trovare i pezzi da scansionare. Quindi ragazzi, direi che siamo anche oggi arrivati alla fine di questo video. Quindi, nel prossimo video, sì, cercherò bene di scannerizzare. Adesso vedo se anche trovare prima i pezzi da scannerizzare alle telecamere spente o no. Beh, comunque, fatemelo sapere anche voi qua sotto nei commenti come preferite, per se gli scanner cerchiamo a telecamere spente e robe varie. E niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere, potete iscrivervi al canale, condividere questo video, lasciarci un bel like e un commento qua sotto, e potete venire a trovarci nei nostri social network che sono Facebook e Instagram, e potete venire anche a parlare, scrivere, fare quello che più vi piace nel nostro server di Discord, che anche quello lo trovate sempre qua sotto in descrizione. E che dire, da Darko è tutto e ad un prossimo video. Ciao ragazzi!